Siamo nella piscina del bar, uno degli impianti natatori più importanti della città, insieme allo Sciorba. Sono Luca Baldini, che gestisce, un ex campione di nuoto, campione mondiale di nuoto, che ora gestisce la piscina, l'impianto. Un impianto in cui, dove tutti i giorni si allenavano circa migliaia di persone, e adesso solo un centinaio a causa della pandemia. Ora si possono allenare solo gli agonisti. Luca Baldini, com'è la situazione? Riuscite a resistere? Sì, a fatica, diciamo che è intervenuta in questi mesi questa società che si chiama CMA, che fa i corsi di sopravvivenza per i marittimi, che ci ha consentito con un contributo extra di riaprire per appunto fare questo tipo di corsi e consentire agli agonisti di rientrare anche in questo impianto. Perché diciamo, gli agonisti hanno già una, diciamo, non fruttano nulla perché hanno già una convenzione che gli consente di venire nelle piscine, mentre per avere degli introiti i marittimi vengono qui a fare delle prove di abilitazione sulla sicurezza che serve per il lavoro, e questo ha permesso un po' di respiro all'impianto, ma non basta. Sì, non basta perché appunto, come stavi dicendo prima entravano tra le 800 e le 1000 persone al giorno, che sono i nostri utenti, diciamo, sono la nostra linfa vitale. Non abbiamo altri tipi di introiti, quindi non abbiamo sovvenzioni da parte del comune, quindi sono loro che devono farci sopravvivere. Questo impianto a regime in questo periodo costa 4.500 euro al giorno. Se fosse tutto attivo, il costo sarebbe questo. Chiaramente adesso siamo a un regime ridotto, abbiamo solo la vasca interna, però comunque stiamo riscaldando, come sentite, l'ambiente e l'acqua e via dicendo, quindi i costi comunque anche adesso si aggirano intorno ai 1.500 euro al giorno. Avete avuto qualche caso di Covid? Ma conclamato chiaramente no, diciamo che è successo che tra gli atleti e alcuni componenti delle squadre ci fossero dei casi, e in quel caso abbiamo prontamente fermato, diciamo, sia gli atleti che coloro che partecipavano a quel gruppo. Però appunto diciamo che noi sin dalla riapertura del 25 maggio abbiamo, diciamo, adottato tutte le contromisure per contenere la pandemia, rispettando tutti i protocolli che sono stati richiesti. Ecco, è amaro vedere la piscina così semivuota. Sì, è dura perché sappiamo che non può bastare, che questa è una sopravvivenza, cioè non stiamo vivendo, stiamo sopravvivendo e non riusciamo neanche ad adempiere a tutte le necessità che servirebbero per migliorare e portare avanti questo impianto. Quindi è difficile, speriamo che questa situazione finisca più presto. Ecco, posso chiederle, in vasca in questo momento ci sono dei campioni, qualcuno che vi sono tutti agonisti? Sì, ci sono campioni di vario genere. Abbiamo Gaia Naldini, che appunto è una master che fa queste gare, quindi è una delle più forti in Italia. Sicuramente abbiamo col costume rosa lì. Esattamente, poi abbiamo Edoardo Stocchino, che è probabilmente l'atleta più forte che c'è in questo momento in Liguria per quanto riguarda le gare in acque libere, e poi abbiamo l'atleta paraolimpico Giovanni Sciacaluga, che finalista nei 200 stile libero a Rio, quindi diciamo che abbiamo tre atleti in questo momento che stanno nuotando, usufruiscono di questa vasca. La situazione è questa, almeno siamo contenti che loro possano allenarsi. E per ultimo, qui si allena anche un campione più importante della Liguria, che oggi non c'è in questo momento. Francesco Bocciardo, campione paraolimpico, record mondiale sui 400 stile libero, dovrei perdere una decina di minuti per dire tutti i suoi titoli, per fortuna anche lui riesce ad allenarsi qui la mattina, oggi ha già nuotato, è andato a lavorare.